bel dolce, perché ci vogliamo bene ora. I fichi hanno un grande difetto, e quando nascono tutti insieme, quindi dobbiamo trovare molte ricette per riuscire a consumare i nostri fichi, anche perché non si mantengono molto. Allora oggi facciamo una crostata a base di mandorle e fichi. Po' questa l'idea è venuta dal forse la merenda classica di noi fiorentini, no? C'era quella mitica marmellata di fichi e mandorle che si mangiava sul pane arrostito. Allora, la base abbiamo già preparato una frolla, e poi andiamo a preparare una farcia molto semplice, che sarà proprio a base di burro sciolto, quindi noi facciamo sciogliere il burro, della farina di mandorle e poi zucchero, un po' di buccia di limone e due torli d'uova. Quindi è una crostata estremamente semplice. Nel frattempo scioglie il burro, noi andiamo a foderarci una stampo da crostata. La frolla. E mentre facciamo lo stampo da crostata, ci ricordiamo anche come si fa una frolla. La frolla si parte da una farina possibilmente debole, quindi che vuol dire debole? È la parte della proteina che contiene la farina, meno c'è e meno è elastica, quindi quando voi andate a lavorarla, essendo meno elastica, tenderà a sbriciolarsi di più quando va a cuocersi. Quindi in questo caso vogliamo proprio una farina, infatti vedete che quando io la stendo non torna indietro, se fosse una pasta da pizza tornerebbe indietro, mentre in questo caso vedete proprio che noi la stendiamo e dove la stendo rimane, non ha nessuna capacità elastica, proprio perché questa è una farina debole. Allora, in questo caso ho usato una farina macinata a pietra, perché così rimane un pochino più profumata, ma usate pure la farina, le farine che trovate. Semplicemente andiamo a bucherellare un po'. Accendiamo il forno a 200? Vai, accendimi il forno. Okay. La vado a mettere dentro, io avevo preriscaldato il forno. Quindi va prima cotta, solo la base. Abbiamo fatto i buchini per evitare che faccia la montagnola, e alcuni mettono addirittura dei ceci che sono stati sacrificati e che saranno tutto l'anno destinati a tenere bassa la frolla. Io l'avevo già messa in forno e già un po' scottata, questo proprio per ridare un profumo, anche perché questo dolce, avendo tanti fichi sopra, ha molta umidità e quindi riusciremo difficilmente ad andare a cuocere bene la frolla. Noi abbiamo fatto sciogliere il nostro 100 grammi di burro. Lo mettiamo in una pirofilina, in una ciotola. Poi 100 grammi di farina di mandorle. Se avete mandorle in casa, le potete frullare, mettere nel mortaio, quello che volete, oppure trovate direttamente la farina di mandorlo, come preferite. Poi una buccia di limone non trattato. Che dà quello non so che di buono. Sì, anche che considerate che qui abbiamo il burro, abbiamo lo zucchero, quindi insomma sono tutte note tanto dolce, quindi un po' un profumo un po' secco come quello del limone, in questo caso proprio è il suo. Allora. Poi 100 grammi di zucchero, anche facile da ricordarsi, che è tutto a base 100. Poi mettiamo un pizzichino di sale, che sempre ci vuole nei dolci. E poi due torli di uova. Allora, qui siccome avete il burro caldo, mi raccomando, non ci buttate le uova dentro no, il burro caldo. No, posso girare intanto? Se no le cuocete perché sai, abbiamo due minuti per finire questo dolce, che è un dolce veramente molto molto buono, anche non consueto, perché sempre da Paolo ci si aspettano delle ricette molto tradizionali, però mai banali. Allora, quando abbiamo, poi mettiamo sempre per togliere un po' di... del dolce, mettiamo un po' di grappa secca. Questa ci voleva, per tirarsi su, vero su. Ragazzi? Qui non c'è da cuocere niente, non impazzisce, quel più facile ecco di questo. Fatto. E poi? Lo andiamo a distendere. Quindi deve essere una sorta di crema. Vedete che non presenta grosse difficoltà questa torta. La si fa veloce. Sembra anche a me. Poi... abbiamo parlato di fichi e a questo punto non ci resta altro che riempire. Che guarnire. Dopo ritorna in forno per Dopo ritorna tempo? In forno, diciamo, per un 20 minuti, un quarto, quindi proprio le fate tutto il giro di fichi. Ora passami altri due fichi, che così io taglio, va bene. Oh mamma, tagliavo con anche questo.
Senti, i fichi quest'anno non sono quest'anno non è un granché, infatti. Allora, questi in realtà io avevo sentito il mio fornitore di Carmignano se riusciva a mandarmi qualche verdino, che sarebbe stato il fico ideale, ma non ce l'abbiamo fatta perché purtroppo l'acqua quest'anno ha un po' rovinato il raccolto. Non sono dolci, quindi non sono dolci. Gli amanti dei fichi devono veramente, infatti, poi vedremo, insomma, come ci metteremo con i fichi secchi di Carmignano se riusciremo a mangiare. Senti, qualcosa, quelli saranno buoni come al solito. Devo dire la verità che la legge della natura molte volte ci riserva delle giuste sorprese e ci abitua, magari, sì, a delle cose buone, poi improvvisamente le fa anche così, così le apprezziamo con il di vino, più il prossimo. Esatto, le cambia. A questo punto noi abbiamo detto che possiamo metterla in forno, perché così possiamo metterla così. Intanto io l'avevo già preparata una, dovrebbe essere già pronta. Quanto tempo ci mettiamo dentro? Allora, dentro al forno io direi una mezz'oretta. Siccome il fico ha molta acqua, fate un po' occhio. Quando vedete che è cominciato, io ho messo anche qualche chicco d'uva, quando ha cominciato a colorare è pronta. Buonissima. Vi diate degli ingredienti subito per ricordare con le quantità soprattutto, allora, per poterla rifare. Iniziate con una frolla e poi molto semplicemente 100 g di burro fuso, 100 g di farina di mandorla, 100 g di zucchero, 2 torli d'uova, un po' di grappa, pizzichino di sale, buccia di limone e poi fichi a coprirla completamente. Perfetto. Allora a questo punto non ci resta che ricordare di andare al Gelato Festival in Piazzale Michelangelo, dove troverete questi due bravi gelatieri e non solo, maestri gelatieri e non solo, con gusti particolari, dai fichi, sorbetti, insomma di tutto e di più, nocciole, pistacchio. Sì. Cubano, cubano, va bene, cubano. E poi invece vi ricordo Burde come uno dei tempi, potremmo dire, della buona ristorazione, ma anche a Italia a Firenze, l'angolo delle zuppe, che sono sempre zuppe. Vai Paolo Gori, va grazie. Bene, allora a questo punto vi do appuntamento come al solito a stasera e buona giornata a tutti, arrivederci. Oh,